Senti che voglio di fare il bagno, anche se io avrei idea di qualcuno a cui far fare il bagno, però mi vedo l'Azzolina col banco con le rotelle che entra in spiaggia qua a Rosignano e piano piano, comunque, in bocca al lupo, grazie, è vero, anche stamattina abbiamo fatto un caffè in centro a Sarzana, altra regione, ma anche lì era da 70 anni che c'era un sindaco di sinistra. Dall'anno scorso c'è un sindaco donna sostenuto dalla Lega e quindi dopo 70 anni nella vicina Sarzana hanno deciso di cambiare, doveva essere un caffè in piazza, si è rimasti lì un'ora e un quarto da tanta gente che c'era, quindi evidentemente c'è voglia di partecipare, di fare, di lavorare. Oggi è il 20 agosto, per molti di voi è un giorno di vacanze e di riposo, ma pensate alla follia, per 5 milioni di italiani, partite IVA, autonomi, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, oggi è giornata di pagamento delle tasse, è una follia assurda. Vergogna! Vergogna! Di chiusura, di mancata fatturazione, il governo che entra in casa il 20 agosto. Noi come Lega abbiamo proposto, come fanno gli altri paesi europei, un anno di pace fiscale, almeno fino al 31 dicembre. C'è gente che è rimasta chiusa col negozio, con l'azienda, con l'ufficio per 4 mesi, non puoi piombarli con l'agenzia delle entrate in ufficio il 20 d'agosto, non chiediamo miracoli. E la battaglia che faremo e che vinceremo è quella per portare anche in Italia. Io ero qualche giorno fa in Versilia, ho parlato con un marito e moglie dalla Bulgaria che sono arrivati in Italia a fare impresa, mi hanno detto in Italia si sta bene, si mangia bene, si beve bene, c'è un panorama stupendo, c'è un mare stupendo, sai qual è l'unico problema, Matteo? Che io per fare impresa in Italia pago il 60%, in Bulgaria c'è una tassa unica del 10%, 10-60, perché in Bulgaria sì, in Italia no, quindi è uno dei motivi per cui abbiamo posto fine all'alleanza con i 5 Stelle, perché quando parlavamo di taglio di tasse a questi si arrizzavano i capelli in testa, mentre l'unico modo per far ripartire questo paese è far pagare meno e far pagare tutti. L'evasione fiscale non si combatte con i pezzi di spiaggia, si combatte abbassando le tasse, quindi la flat tax, la tassa unica, la tassa piatta, la tassa semplice, avvicinando imprenditori. È un'ambizione non da poco, ma ce la faremo. D'altronde quando sono arrivato al governo mi diceva Salvini, sei un illuso, gli sbarchi non li fermerà mai nessuno, avete visto, volere e potere, gli sbarchi li abbiamo azzerati, certo mi costa qualche processo, però io sono convinto che sabato 3 ottobre quando mi processeranno in tribunale a Catania col cuore sarete tutti con me, mi processeranno in mezzo Italia. Che qua arrivano due pedalò e anche una canoa gialla sospetta. No, scherzi a parte, non so se avete visto le immagini, io sono stato il mese scorso a Lampedusa, in terra di Sicilia, terra stupenda, mare incredibile, gente che si sacrifica, però se ogni giorno ti sbarcano in spiaggia, ma io ho visto gli sbarchi in spiagge come queste, cioè non è che in alto mare, arrivano col motoscafo, arrivano lì in mezzo agli ombrelloni, 50, 100, 400 l'altro giorno, ci dicono che fuggono dalla guerra, deve essere una guerra ben strana, perché arrivano addirittura col cagnolino al guinzaglio in fuga dalla guerra, cagnolino, gattino, telefonino, cappellino, scarpe da tennis, e poi il governo impone, siamo veramente, giustamente siamo rispettosi, abbiamo dimostrato in questi mesi, anch'io sono stato con la bimba, sulle giostrine la mascherina, sul trenino la mascherina, in chiesa la mascherina e stai a 6 metri dall'altro, in farmacia la mascherina, al bar la mascherina, in spiaggia la mascherina. Bene, gli italiani mascherinati e intanto hanno fatto sbarcare 10.000 balordi di cui non si sa niente che vanno in giro per l'Italia. Chiudono le discoteche, aprono i porti. Non è normale, stamattina sono stato a visitare il pronto soccorso di Sarzana, a ringraziare medici, infermieri e volontari e io ho chiesto ma c'è emergenza, siccome i telegiornali ci dicono, uno guarda il telegiornale e dice oh madonna non esco di casa, sapete quanti ricoverati ci sono all'ospedale di Sarzana per Covid? Zero, quindi voglio dire, usare la testa assolutamente sì, però terrorizzare se sa, adesso accendi la televisione e dico strage, emergenza, poi vai a chiedere qua in tutta Italia ricoverati in terapia intensiva 56 in tutta Italia, ieri 4 morti,
e nel giorno medio in Italia purtroppo muoiono 1800 persone di incidente stradale, di tumore, di infarto, di suicidio, di malattia, di depressione, a me viene quasi il sospetto, non so se sia il solo ad avere questo sospetto, che a qualcuno il virus fa comodo e la paura del virus fa comodo. Perché qualcuno ci guadagna, evidentemente. Però non facciamo un buon servizio al turismo italiano, perché se in altri paesi del mondo vedono che c'è lo stato d'emergenza, hanno imposto l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6 della mattina, perché il virus fino alle 5, 5 e mezza riposa. Abbiamo in Italia il virus che fa il pisolino dalle 2 alle 6 e poi dalle 6 esce, c'è qualcosa che non può, quindi usare la testa, mantenere le distanze, usare la mascherina dove è obbligatorio. Però quando ieri ho sentito, io ho una figlia di 7 anni che non vede l'ora di tornare a scuola, io alla sua età avevo la voglia esattamente contraria. Adesso fortunatamente è pieno di bimbi che vogliono tornare a scuola, ma quando ieri ho sentito che potranno, anzi probabilmente ci sarà l'obbligo di mascherine e di distanza anche per i bimbi di 6 anni, no. In Svizzera, in Val Bregaglia, che è al confine con l'Italia, hanno già riaperto le scuole, oggi vanno a scuola i bimbi e non c'è la mascherina per nessuno. O sono scemi gli svizzeri o abbiamo a dirigere alla scuola italiana un ministro assolutamente incapace e incompetente. Perché non c'è bisogno di affetto, della mano della maestra, del sorriso dell'amico, del compagno di banco. E questi 2 mesi io in giro a cercare i banchi con le rotelle. Cioè va in giro a cercare i banchi con le rotelle, quindi non promettiamo miracoli, però l'abbiamo dimostrato non solo sull'immigrazione. Prima a Sarzana ci sono stati 4 signori che mi hanno detto: io non ho mai votato Lega nella vita, ma sto giro di voto, sapete perché? Non per la filosofia, ma perché la legge Fornero ci aveva sequestrato e voi con quota 100 ci avete restituito la vita, la libertà e la dignità. E quali se proveranno a tornare alla legge Fornero? Se proveranno a tornare alla legge Fornero faremo le barricate in Parlamento, perché 40 anni di lavoro in fabbriche, in negozi e in ospedali mi sembra siano sufficienti. Ripeto, non la faccio lunga, noi altri comizi li fanno nei grandi teatri, nelle grandi piazze, noi preferiamo una scalinata, 2 seggiole di plastica, un microfono, però avere tanta gente così mi riempie veramente il cuore. Io vado a processo, orgoglioso di aver difeso l'Italia e gli italiani. Qualche giorno di riposo e poi ragazzi il 20 e 21 settembre per la Toscana è un'occasione storica, qua ci sono anche dei villeggianti, sono un po' di Lombardia, ho sentito dagli accenti qualche milanese, qualche bergamasco, qualche varesotto. Bene, io chiedo ai toscani di usare questo diritto di voto anche per tutti gli italiani a cui questo diritto per il momento viene negato. Sarà un voto della Toscana per i toscani. Io non capisco perché i toscani debbano pagare più caro di tutta Italia l'immondizia. Cioè non è che l'immondizia a Rosignano sia diversa dell'immondizia a Milano, Bologna, a Treviso. Quindi non è un voto per fare la filosofia. Perché in Toscana bisogna pagare l'immondizia più che altrove? I trasporti pubblici. Se uno vuole venire nella splendida terra di Toscana con i mezzi pubblici e in treno, deve farsi il segno della croce. Ma quanto ci metti ad attraversare la Toscana da Massa a Grosseto, magari volendo passare per Pisa, per Siena o per Firenze? Ma voi lo sapete che a sinistra c'è qualche fenomeno che parla di ambiente e alla foto di Greta sul comodino, e in Toscana il 40% delle ferrovie va a gasolio. Ci sono il 40% delle ferrovie toscane non elettrificate che vanno a gasolio. Poi il bello, vi chiedo un atto politico che si può fare andando a fare la spesa, lo dico a Rosignano perché qua mi hanno detto che c'è un sindaco, un'amministrazione comunale che non ama la pesca e non ama il lavoro dei pescatori, io vi chiedo di comprare italiano, mangiare italiano, bere italiano e fare la spesa. Per aiutare i nostri pescatori, i nostri agricoltori, i nostri commercianti. Anche come qua ti vanno a fare i blitz in negozio a Rosignano se non fai lo scontrino per un cono gelato da 1,50 euro. Poi non so qua, ma io sono stato qualche giorno con mia figlia in Versilia e ti passava un cucumpra ogni 3 secondi a rompere le palle sotto l'ombrellone. E gli studi di
il settore, gli scontrini li ha visti l'ultima volta sotto la quercia qualche decennio fa, voglio dire. Quindi in bocca al lupo, diamoci una mano, siamo un po' strani a fare gli incontri, però oggi, ripeto, stamattina Sarzana, poi Rosignano, poi Marina di Cecina, poi nel pomeriggio siamo in provincia di Pisa, siamo a Tirrenia, domani Pontedera, al Topascio, poi sarò a Rimini, a Farenza, a Bologna, venerdì sono, sabato sono nelle Marche, domenica in Puglia, lunedì a Crotone, a Reggio Calabria, martedì a Salerno, mercoledì a Napoli, giovedì a Roma, insomma io per questo paese, per i nostri figli, perché con un po' di tasse e burocrazia in meno l'Italia è il paese più bello del mondo. Leggiamo che oggi si trovano in Costa Azzurra nella residenza di Macron. Macron e la Merkel per decidere i destini dell'Europa. Io voglio un'Italia dove non siamo noi a dover andare a Parigi o Berlino per parlare dei nostri ragazzi, ma saranno loro un giorno a dover venire a Rosignano per parlare d'Italia, di Europa e di lavoro. Viva la Toscana! Buone vacanze, buona vita, buona fortuna! E viva la Grande Lega! Un abbraccio a tutti! Un abbraccio di cuore a tutti! Buona fortuna a tutti!